estensione della... Oltre 50 nuove matricole e un fantastico via vai per alcuni dei corsi di laurea più apprezzati sul territorio. Grande successo al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell'Università di Pavia, con sede in Corso Garibaldi a Cremona, dove ieri ha preso ufficialmente il via il nuovo anno accademico 2024-2025. Numerosi gli eventi in programma per il Welcome Day, giornata dedicata alla presentazione dei diversi percorsi offerti. La giornata è andata benissimo, pieni di matricole, pieni di studenti entusiasti, a cui abbiamo un po' spiegato come funziona il nostro Dipartimento, e la giornata è stata articolata in presentazione della nostra offerta formativa, cioè dei vari corsi di studio, delle varie lauree che abbiamo, sia triennali che magistrali, che la laurea a ciclo unico, la magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro, e direi che insomma gli studenti mi sembra che siano soddisfatti. A chiudere la giornata, in una sala gremita di studenti, rappresentanti dell'università e della politica locale, la Lectio Magistralis del professore emerito Fabrizio Della Seta, dedicato al connubio tra opera lirica e politica. L'incontro è stato introdotto dal professore Claudio Vela, che dopo 6 anni lascerà la direzione del Dipartimento del prossimo 1 ottobre. Un collegamento importante è quello tra musicologia e le città di Cremona, che negli anni è andato sempre più a fortificarsi. Una realtà importantissima, direi fondamentale per una città come Cremona. Lo studio universitario e l'apporto che l'università dà alla cultura cremonese è estremamente significativo, e sicuramente avremo modo con l'università di continuare questo rapporto, di approfondirlo e anche di espanderlo. Quello che fa piacere è ovviamente la presenza dei giovani studenti, che ci auguriamo non solo soggiornino qui nel percorso di studi, ma possano trovare anche delle opportunità lavorative. Cremona sta investendo molto sul comparto universitario e penso che sia una prospettiva importante proprio per il futuro. Ho detto alle matricole questa mattina che qui noi vogliamo bene agli studenti. Gli studenti si trovano bene, non è un vanto, ma è un'esperienza degli anni precedenti, e quindi penso che sarà così anche per quest'anno accademico che si apre oggi.